Buongiorno a tutti amici di Viare Italia, vi eravate dimenticati di me, vero? Io però non mi ero dimenticato di voi, ormai vedete solo Ale nelle recensioni, ma qualcuno deve pur palesarsi ogni tanto per andare a recensire tutte le stramberie che ruotano attorno al mondo della realtà virtuale. E vabbè, lo so ragazzi, è l'ultimo video che faccio in cucina, ma forse il penultimo video, poi mi trasferisco e avrò uno spazio adeguato per fare solo video della realtà virtuale, cioè praticamente questo è il futuro che sognavano i nostri padri, avere un posto specifico dove fare video per la VR. Attenzione però, questa volta se qualcuno si azzarda a dire qualcosa di negativo lo instabanno, perché qua stiamo per vedere un prodotto, uno dei prodotti che più adoro in assoluto. Non ve lo svelo ancora, così sarà una sorpresa per dopo. Ne abbiamo recensiti tanti di accessori, aggeggi che diciamo interferiscono con la realtà virtuale, racchette da ping pong, pistole, fucile, scarpe, simulatori di guida, bastoni di vario tipo e cabinati, ma questo oggetto le supera davvero tutte. Scopriamo assieme di cosa parliamo in questo video e dato che Ale ci tiene tanto, facciamo partire la sigla. Un visore vecchio, un visore nuovo ti servirebbe per davvero. Se sei un boomer e ti manca l'aria, iscriviti subito a Viare Italia. Prima di parlarvi del prodotto però voglio spiegarvi da come è nata la cosa. Si parlava sul nostro gruppo Discord di pinball e dei migliori pinball VR, quando ad un certo punto il nostro caro fondatore di Viare Italia, Mors, il cui ruolo è fare tutto quello che io e Ale non riusciamo a fare, ha mostrato il suo dispositivo casalingo, mezzo cabinato e mezzo controller tailor made. Qualcuno poi ha anche condiviso un tutorial fatto apposta dal sito Tested, che per chi vede solo YouTube sarebbe il canale di Adam Tested. Tested fornisce una quantità di contenuti per chi ama farsi le robe in autonomia spropositate con una qualità elevatissima. Non avevo però intenzione di imbarcarmi in queste cose, infatti nel sito si passa da un PSP e si va a cablare il tutto punto per punto. Dopo però aver passato tutto il Natale a cablare il cabinato, un cabinato JAMA, sinceramente non avevo mezza di mettermi a risaldare robe. Inoltre il video del sito utilizza tutto con un visore PC VR, mentre io avevo bisogno invece di qualcosa che fosse compatibile nativamente su Quest. Chiedendo un po' alla community mi sono arrivati diversi consigli che vi condivido qui perché sono piuttosto bizzarri e eviteranno a voi di perdere tempo. C'è questo bellissimo baracchino dei Kiss ad esempio, abbastanza inquietante, che magari si poteva usare come punto di partenza, oppure quest'altro coso che è un duo pinball controller iPad 1, 2, 3 generazione, che non sembra nemmeno così brutto, anzi è più brutta l'idea in sé di pensare un aggeggio simile piuttosto che come è stata fatta l'esecuzione, che quasi quasi mi titilla anche, mi sa che me lo compro, vedo come funziona magari col mio iPad. Vediamo. Ad ogni modo però questi controller qui andavano in ogni caso un po' raffazzonati e sistemati, senza la garanzia che il Bluetooth del Quest li avrebbe riconosciuti come controller. Allora, una delle cose che si poteva fare era quindi sarebbe stato quindi prendere un controller molto meno costoso, tipo da Amazon, ad esempio 9 euro, e cablarlo sulla struttura di supporto vista precedentemente e niente, godersi questa postazione pinball. Una volta però preso questo controller low budget mi sono reso conto che i pinball non riconoscevano gli input su Quest e che solo il controller PS5, provando a fare pairing, veniva riconosciuto correttamente. Ovviamente sapete bene quanto costa un controller PS5 e non mi sembrava assolutamente il caso di fare una prova, nemmeno lontanamente di aprirlo e di pensare di fare un lavoro del genere. Ho dovuto quindi abbandonare parzialmente l'idea del Quest e mi sono orientato di più sul fare un baracchino come quello di Mors usando la guida di Adam Tested, relegarmi quindi al solo utilizzo su PC VR. Ho comunque trovato vari esempi di hardware cercando in lungo e largo. Dopo aver lurcato per ore nel dark web, l'algoritmo di YouTube decide però di venirmi in aiuto. Quest'ultimo mi propone due video di fila di un prodotto che si chiama Flipper Virtuale Philips e sembra essere un dispositivo prodotto a metà degli anni 90 per personal computer. Sembra davvero essere proprio quello che sto cercando. Mi pare sia un controller solido, robusto, con già dei veri bottoni con micro switch montati. Riuscire ad avere questo Flipper Virtuale Philips diventa quindi la mia nuova ragione di vita. Prima di continuare questa recensione però introduciamo lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto a Zero Latency o Zero Latency, non Zero Latency, non lo so, ditelo come volete. Vi faccio una domanda però, dove passavate le serate di divertimento in compagnia prima del catastrofico evento che ci ha obbligati tutti a stare con il nostro partner chiusi in casa a bingiare le serie di Netflix? Solo da Zero Latency trovate quindi il divertimento del futuro, dotati di visori di realtà virtuale, fucile, back
backpack bello allacciato sulle spalle, diamo il benvenuto al 2021. Anzi, 2022 diciamo, dai, siamo ormai nel 2022. In questa sala giochi del futuro troviamo un'ampia area di gioco che vi permetterà di sfidarvi con i vostri amici in 4 contro 4 oppure in missioni che vi vedranno cooperare in team. A Milano, in via Bisceglie 74, trovate anche l'unico posto in Italia dove vi sarà possibile provare Far Cry VR. Torniamo quindi a visitare un'isola tropicale che già conoscete molto bene e chissà se troverete qualche nemico proveniente dal passato. La struttura è facile da raggiungere e si trova a pochissimi passi dalla fermata della metro che si chiama appunto Bisceglie. Lì il team di Zero Latency sarà pronto ad accogliervi e dopo aver scelto in quale delle tante esperienze immergervi, vi verrà fatto un briefing sulle regole del gioco e sull'utilizzo della realtà virtuale, anche e soprattutto per chi ha le prime armi. Se volete saperne molto di più però, prima di entrare lì troverete diversi contenuti realizzati sul nostro canale dove raccontiamo la nostra esperienza e spieghiamo nel dettaglio i giochi da noi provati. Ma non è tutto, se durante la prenotazione, che potete fare in pochi clic dal sito www.zerolatency-vr.it, inserite il codice qui sotto, avrete uno sconto del 5, no, del 10, no, ma del 15% sul vostro acquisto. Mi raccomando, andate tutti a provarlo, perché anche chi si crede un trapperino esperto di VR da cameretta, l'esperienza di muoversi invece in totale room scale con un vero fucile tra le braccia non è qualcosa che potrete dimenticare facilmente, non è qualcosa che potete esperire a casa vostra. Ritorniamo quindi al video dove eravamo rimasti. Allora, eravamo rimasti alla mia nuova ragione di vita, ovvero trovare questo fantomatico flipper virtuale Philips. Inizio subito da eBay, trovando il totale nulla cosmico. Mi viene proposto però giustamente la cartuccia di un Philips, per il Philips G7000, di un pinball virtuale, una cosa che non serviva a niente, però una cosa che ho imparato è che se qualcosa non esiste su eBay, evidentemente non esiste proprio nel mondo. Se provate a scrivere, non so, braccialetto indossato da Cleopatra nel 49 a.C., vedete che non esce nulla su eBay. Questo vuol dire che non esiste e che quindi se non lo potete trovare lì, non c'è. Allora, per scrupolo, prima di provare a infilarmi nel mercato nero dei marketplace, ovvero il marketplace di Facebook, dove, vabbè, io penso che lì vendano anche bambini morti e vivi, e vado su subito.it, faccio la ricerca standard e appare l'incredibile, Virtual Pinball Joystick 89 bombe. La cosa che avevo desiderato di più quindi è un passo da me, e dopo una breve trattativa mi svincolo dall'acquisto del joystick che voleva piopparmi in combaciata con questo flipper virtuale, e era un Sidewinder Microsoft, carino, ma al momento non ne avevo bisogno, tratto a 50 euro. Quindi rullo di tamburi ed eccolo qua, spero di aver fatto un jump cut decente per fare questa cazzata, eccolo in tutto il suo splendore, direttamente dal 1996. Voi non potete capire la gioia di aver recuperato questo prodotto per la realtà virtuale. Non so perché Philips abbia deciso di farmi questo regalo, davvero mi spiace che quando avevo 13 anni non ci fosse già Twitch eccetera eccetera per creare contenuti, altrimenti io e Alessandro ci saremmo impazziti, ci saremmo divertiti un sacco a fare questo tipo di recensioni. Dato che tutto però torna, dando un'occhiata al brevetto depositato da Philips nel 1996 in concomitanza con questo prodotto, si vede che oltre al funzionamento flat previsto se ne veniva schematizzato anche l'utilizzo con quello che viene definito un helmet display, e quindi tutto questo è stato incredibile. C'è un helmet display, loro già al tempo pensavano che questo prodotto sarebbe stato sarebbe potuto essere utilizzato con la realtà virtuale nel 1996, che è vero che in quel tempo non è che non esistesse l'immaginario, c'era anche già uscito il Virtual Boy, che era uscito un anno prima, però non era così insita la cosa, mentre in Philips, non so ragazzi, se qualcuno conosce il figlio di questo progettista, disegnatore, qualcuno che ha lavorato a questo prodotto, mi deve per forza scrivere, perché è un'emozione incredibile. Nei video che sono stati caricati da due youtuber che mi hanno dato modo di scoprire questo prodotto, che ringrazio, esce fuori anche la fattura di acquisto e si scopre che il prodotto venne costruito in Italia, cioè è stato costruito in Italia, c'era una divisione Philips in Italia che costruiva questo prodotto. Poi non so come sia arrivato in America dai ragazzi, è stato importato eccetera, però forse anche il motivo per cui non l'ho trovato su eBay, l'ho trovato su un mercatino italiano, è proprio questo. Ma basta chiacchierare, spieghiamo subito come funziona. Quindi allora, come vedete, è un prodotto non leggerissimo, abbastanza robusto, e come vi dicevo ha gli switch qui destra e sinistra, che sono proprio dei micro switch come quelli da sala giochi. Adesso ve lo sto mettendo in questo verso, ma il verso giusto sarebbe questo utilizzabile. Perché? Perché qui c'è
lo stantuffo per lanciare la pallina. Il prodotto è incredibile perché è fatto proprio a misura di Flipper, ha un feeling proprio come se fosse un prodotto reale, e utilizzare una realtà virtuale, dopo vi farò vedere, è incredibile. Ma cioè, qua si capisce che c'era dell'ingegnerizzazione, ma vera pesante, nonostante i limiti del tempo, perché all'interno, quando questo viene posizionato, ci sono altri tre Mirko switch che servono per il tilt. Quindi si fa così, adesso è pesantissimo perché devi dare proprio delle botte come se fosse un vero pinball. Quindi così c'ha un click, così fa un altro click, e poi gli si dà anche la botta da sopra, e senza cercare di spaccare il tavolo, per dargli il tilt frontale. Chiaramente non è molto facile farlo, e questo perché proprio nella realtà, io non so voi, ma quante volte siete riusciti a spostare il flipper con una botta per fargli cambiare, per far cambiare inclinazione alla pallina. Quindi anche in questo caso è possibile, ma dovete dargli dei ciocchi assurdi. E per il resto, come dicevo, il prodotto è perfetto, è fatto a misura di flipper, e dopo vedrete in realtà virtuale come funziona, una cosa incredibile. E niente, allora dicevamo dei limiti del tempo, come venivano superati. Allora, questo qui, quando viene collegato al computer, praticamente viene riconosciuto come una tastiera con 5 tasti, quindi spazio, shift destro, shift sinistro, quindi shift destro, shift sinistro, spazio e invio, e i vari tilt, che sono dei tasti come X, C e V. Quindi dovete mappare, se potete, dei flipper al contrario, quindi dite qual è l'aletta destra, che però solitamente è sempre shift destro e shift sinistro, e funziona tutto bene. Però proprio per cambiare, dato che viene riconosciuto come una tastiera, per cambiare il setup ci sono dei piccoli cosi qua, che dopo magari vi faccio vedere con una macro, che vengono mossi con un cacciavite, e qui ci sono dei piccoli tastini che con un cacciavite, in seconda la combinazione, cambiano, e quindi dicono che non l'aletta destra non è shift ma è X. C'è delle combinazioni di tasti che poi dal manuale si vede quali fare, perché in alcuni giochi non sono configurabili i tasti, non in tutti i giochi sono configurabili i tasti, e quindi da qua c'hai diverse impostazioni, tipo che lanci la pallina con lo spazio invece che lo spazio sia il tilt, eccetera eccetera, una roba da nerd. Ma non finisce qua, dato che questo viene dal 1995, come si collegavano le periferiche in quel periodo? Si collegavano con diversi tipi di porte, e in questo caso l'ingresso che ha è un ingresso MIDI, proprio quello degli strumenti MIDI. E chiaramente il PC adesso non hanno l'ingresso MIDI, e allora cosa ho dovuto fare? Fare la ricerca degli adattatori da MIDI a USB è stato quasi difficile, come trovare questo prodotto stesso. Adesso lo metto da questa parte perché così sì, è più bello da vedere, quindi dall'attacco MIDI, e poi quindi ho dovuto trovare questo adattatore non facilissimo da trovare MIDI, dato che non c'è un adattatore MIDI USB, non l'ho trovato almeno, ho dovuto fare da MIDI a PS2 non è PlayStation 2, ma è PS2, che è l'ingresso delle tastiere, dei mouse, del tempo, un adattatore, e poi terzo adattatore per passare da PS2 a USB. Allora, già questo è proprio un azzardo, pensare che una cosa funzioni, ma invece funziona anche molto bene. E per il resto niente, ragazzi, adesso vi faccio vedere come funziona, perché è una figata pazzesca, sentite? C'è, mamma mia, cioè, questo qua è la bellezza in sé fatta prodotto. Eccoci qua, allora, stiamo facendo una partita con uno dei flipper a caso, con uno dei pinball a caso di Pinball FXVR 2, famosissimo gioco di pinball. E ragazzi, non so che dirvi, cioè, io state vedendo il baraccone che c'ho qua davanti, e si andava avanti praticamente a un flipper vero, cioè non c'è nessuna differenza. Adesso per me, per giocare questo flipper, a parte che è difficile giocare e parlare, ma giocare questo flipper è avercela avuto davvero davanti, cioè, a parte la differenza che qua adesso è molto più figo vedere tutto l'environment, vedere qua la sta auto che si muove, ma proprio il feeling adesso di,
di giocare con sta cosa è troppo troppo migliore. Quindi poi un'altra delle cose è chiaramente fate giocare con un cavo cablato, con un visore cablato OLED, giusto così per diminuire al massimo i millisecondi di latenza, anche se boh, mi sembra che anche giocare con il controller sia abbastanza impercettibile, così avendo comunque la tastiera cablata, avendo questo baraccone cablato, attaccato USB, il visore cablato dovrebbe proprio azzerare praticamente ogni problema dei millisecondi, in quanto insomma è abbastanza importante la precisione qui sulle alette per poter scegliere quale pista seguire. Infatti, come vedete qua, un paio di piste di fila. Poi appunto molto lo fa anche la forma, il materiale che uno sente al tatto, il fatto di avere proprio due micro switch come quelli di un pinball vero fanno tanto la differenza. Insomma, la realtà virtuale si basa sull'immersività, è più un'esperienza, più cerca di ingannare il cervello e più sembra vera. Il fatto anche qua di avere il respingente, il propulsore, di avere il propulsore qua per sparare le palline, insomma, ti dà proprio quella sensazione di stare a giocare a un pinball. Quindi detto, ma per me, per quel che ne penso io, uno potrebbe anche avere qua, cioè sarebbe veramente uno spreco avere solo un computer apposta con un visore dedicato apposta in un totem in casa dove ci sono solo i pinball, cioè è quella la tua postazione pinball, e secondo me sei il più contento del mondo. Chiaramente il fatto di giocare su CV1 un po' si vede lo screen door effect adesso, cioè chiaramente si vede, soprattutto ripassandoci da quest 2 a questo, si nota la differenza. Però insomma, uno poi ci fa l'abitudine, come giocavamo prima, possiamo sempre giocare con lo screen door effect, è una cosa a cui ci si può fare l'abitudine. Sono altre cose che ci possono dare più fastidio, come la latenza e il frame rate non stabile. Bene, eccoci ritornati qua, avete visto, funziona benissimo. Questo video, come avete già capito, non è altro che una missione di amore incondizionato per tutto quello che riguarda gli anni 90. Anni zeppi di soluzione alla vorrei ma non posso, dove c'erano grandi intuizioni e grande voglia di sperimentare, e c'erano anche dei grandi budget messi a disposizione delle aziende per poter portare avanti questo tipo di progetti, anche solo per soddisfare una piccola nicchia come possono essere gli appassionati di pinball, come potevano essere gli appassionati di pinball al tempo. Vorrei trovare delle parole davvero decise per dirvi se questo prodotto è bello e brutto, ma praticamente è una gioia incredibile per me. Questo prodotto non riesco nemmeno ad essere oggettivo, cioè fa tutto quello che mi serve, lo fa benissimo ed è un prodotto già fatto che arriva direttamente dal 96. Quindi se al tempo avessi potuto trovare un difetto del tipo utilizzando l'inflat con i giochi dell'epoca, adesso che si può utilizzare anche in realtà virtuale, cioè praticamente va al primo posto dei miei prodotti preferiti, o comunque al primo posto insieme al Force Tube, che è uno dei prodotti che mi dà ancora più gioia ad utilizzarlo. Quindi insomma lì se la vanno a giocare, insomma. Quindi seppure questo prodotto il 99% di voi non riuscirà mai ad utilizzarlo perché è praticamente introvabile, adesso non so, magari dopo questo video qualcuno lo tirerà fuori e lo venderà a 200.000 euro, il consiglio è di provare a farselo da soli o comunque di commissionare le varie aziende che fanno cabinati con op custom, planche eccetera, questo tipo di prodotto, per far alla fine devono solo montare dei pulsanti laterali e un coso e uno stantuffo, magari se lo trovate anche autentico da un vero flipper, secondo me è ancora meglio. Per loro non dovrebbe essere così difficile fare una cosa del genere, lo fate fare anche bellino in una scatola di legno e riuscite a usarlo. Ma perché lo dico? Perché poi chiaramente quando andate a giocare un flipper con questo prodotto, cioè per me è il prodotto definitivo, non è come avere un vero flipper magari, ma forse è anche meglio di avere un vero flipper, perché sapete dentro tutto quello che c'è dentro un flipper, la manutenzione, 100.000 luci che non vedono l'ora di fulminarsi, non funziona mai niente, cioè praticamente è una sbatta assurda, soprattutto anche perché personalmente i pinball digitali a me piacciono un po' di più delle loro controparti fisiche. Nelle controparti fisiche reali non esce fuori un buco di lava, un tornado, un vulcano, eccetera. E poi costano 1.500 euro l'uno,
dai più scarsi, quelli proprio da sistemare, a 3.000 euro insomma, per partire da qualcosa che funzioni davvero bene. Quindi vabbè, io ci vedo solo pro, insomma, avrete capito, con questo prodotto. Il video, ragazzi, termina qui. Ringraziamo quindi lo sponsor di questo video, che vi ricordo Zero Latency, e un grazie a voi per essere arrivati fino alla fine. Spero che qualcuno sia arrivato fino alla fine. Iscrivetevi se non lo siete già, e venite a trovarci il nostro gruppo Telegram aperto a tutti gli appassionati di VR. Trovate qua il link sopra sotto. Un saluto, un abbraccio a tutti, buona VR. Poi ragazzi, se sinceramente vi fa così cagare la realtà virtuale, potete sempre tirare fuori il vostro retro PC e giocare a Devil's Island. Pico, pico, pico.